primissima presentazione ufficiale, il libro è uscito il 28 giugno e l'idea di presentarlo in questa cornice qui di Ortigia, oltre a essere una cosa bellissima, mi ha emozionato tantissimo, davvero, perché comunque è un festival di cinema, questo è un romanzo, però io scrivo per il cinema, quindi sono due cose che sono vicine e c'era non pensavo di emozionarmi così nel presentarlo e è successo, spero che la mia emozione sia passata come una cosa carina e non insopportabile. Ecco. Un ospite discreto. Oltre che parte stessa dell'individuo, proviamo a immaginare l'inconscio come un ospite che abita in casa nostra, la nostra mente per tutta la vita. Un ospite a cui non ricordiamo di avere mai spedito un invito, ma al quale non oseremmo mai chiedere ragione della visita. È così a suo agio nella nostra casa e ne ha occupato gli spazi in modo così naturale che siamo portati a pensare che siamo stati sicuramente noi i mittenti di quell'invito e che appunto non ce lo ricordiamo perché è passato troppo tempo o eravamo distratti quando l'abbiamo fatto. Allora, il titolo è Non puoi sapere anche l'amore. L'editore è Cairo e diciamo che più che una storia d'amore è una storia sull'amore, una storia sull'emozione, sui sentimenti ed è però anche ha una struttura tipo sceneggiatura, tipo orologio, perché i protagonisti che non sanno di essere legati fra loro piano piano attraverso un gioco di incroci lo saranno, quindi credo che sia anche divertente in questo senso come struttura, ma è un mio tentativo di spiegare che non si può spiegare l'amore, ma che è una cosa plausibile e quindi accettabile. Ma sto correndo troppo e non voglio confondermi le idee. Dunque, partiamo dalle parole di quel primo lunedì. Questa è la voce di lei. Non è che ha intenzione di continuare così per tutto il resto delle pagine, è vero? Guarda che la gente è abituata a seguire le storie. Se ci metti ogni volta didascalie e sottotitoli, te la perdi per strada. Ho solo detto questa è la voce di lei. E poi quando tocca a lui che fai? Bene, adesso è la volta della voce di lui, capito? Levati di torno. Tanto io e te siamo legati mani e piedi. Che curiosa immagine riferita a noi due. Tu senza di me non esisti. Ne abbiamo già parlato, non è così che la vedo. E lo sai anche tu. Diciamo che io vengo prima di te. Non sempre. Quasi.